Noi, essendo un'azienda che principalmente facciamo scavi per posa, tubogasse, acquedotti, fognature, tutti i tipi di sottoservizi. Sì, tra le tante, diciamo, che abbiamo intrapreso, diciamo, lavori nei centri storici, con esiti tutti positivi. E recentemente nella zona di Montalcino, abbiamo posato una condotta di una fognatura a gravità, pendenza all'1%, ci siamo spinti fino a 330 metri, tirando un diametro del 280. Quindi per noi è stata una bella sfida e riuscirci per noi, insomma, è stato di grande soddisfazione. Stiamo lavorando a Pieve Santo Stefano, nella provincia di Lucca. Sono sulle colline lucchesi, praticamente, zona di agriturismi, zona di ville, zona molto importante. Questo progetto, come caratteristica principale, è il collegamento tra le due cabine e l'eliminazione della linea aerea esistente. Gli abitanti nei dintorni sono ben felici di non vedesse queste linee in aria con i fili in mezzo a queste belle campagne, insomma, ecco. Diciamo, senza difficoltà in questo lavoro, a tratti abbiamo trovato banchi di roccia che con l'attrezzatura, gli utensili giusti, anche questi condivisi con Vermeer, siamo riusciti a superare abbondantemente. Scavavamo sempre con il classico escavatore tradizionale, poi girando, vedendo, è venuta in mente la catenaria che ci ha cambiato un po' i tempi di completamento delle opere e la produttività, chiaramente, soprattutto. Siamo entrati nel mondo Vermeer in questa maniera. Noi con questa tecnologia siamo riusciti a scavalcare queste cose e posare ugualmente tubazioni con molti vantaggi, diciamo, ecco. Questa tecnologia Vermeer è molto vantaggiosa perché permette sempre il transito alle macchine con questa tecnologia che io la definisco spettacolare perché riusciamo a fare dei lunghi lanci con dei tubi grandi. E facciamo una buca ogni tot metri, evitiamo tutto lo scavo a cielo aperto e la tecnologia è molto più veloce, molto più pulito come lavoro, evitiamo anche in fatto di sicurezza, facciamo solo due buche transennate e questo è il sistema. Con questa tecnologia chiaramente abbiamo superato tutti questi ostacoli semplicemente, ecco. È 10 anni che lavoro e piano piano anch'io il primo lavoro che ho fatto ho iniziato con le catenarie, a scavare tutto il giorno, se serviva la notte, in galleria, ovunque. Poi da 5 anni a sta parte abbiamo deciso di comprare la prima macchina, che non è questa. Dopo mi sono appassionato per questa macchina e dopo circa 3 anni dalla prima ne abbiamo comprata un'altra. Ora porto sempre questa e sono
c'è anche piacere lavorare con queste macchine.